Nei precedenti episodi abbiamo visto come funzionano i sensori di prossimità e a cosa servono. E inoltre abbiamo visto anche come funziona il LiDAR del nuovo iPad Pro. Oggi vedremo il funzionamento di un sensore un po' più noto dei sensori di prossimità, il touchscreen. Ma come sempre, ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di dedicarci al touchscreen, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, supportare questa nuova serie con un like e di seguirmi anche sugli altri social. I computer supportano i touchpad da molto tempo, molto prima che venisse inventato il touchscreen. Cos'è il touchpad? È quel sensore che percepisce dove si trova la mano, dove state toccando e muove il mouse di conseguenza. A qualcuno venne l'idea di unire quel touchpad con uno schermo. Nacque così il touchscreen. Quindi il touchscreen è formato da un dispositivo di input, che sarebbe il touchpad, e un dispositivo di output, cioè uno schermo. Esistono diversi tipi di touchscreen, ma noi oggi ne vedremo due in particolari: i resistivi e i capacitivi. I resistivi, come si potrebbe intuire dal nome, usano le resistenze, di cui abbiamo parlato nel video sulla legge di Ohm, mentre i touchscreen capacitivi sfruttano appunto la capacità, di cui abbiamo parlato nel video dei condensatori. Vediamo adesso come funzionano nel dettaglio il touchscreen capacitivo e il touchscreen resistivo e quali sono supportati dai nostri smartphone. Il touchscreen resistivo è formato da due pellicole trasparenti che non si toccano tra loro. Ognuna di esse ha una certa resistenza. Quando noi premiamo sullo schermo, queste due pellicole entrano in contatto e la resistenza totale del sistema cambia. Dovete pensare a queste due pellicole come due circuiti indipendenti. Nel momento in cui premete, questi due circuiti indipendenti diventano un unico circuito. Nel momento in cui diventano un unico circuito, noi riusciamo a determinare, in base alla differenza di potenziale, in base alla resistenza, dove è avvenuto il tocco. Questo tipo di touchscreen è molto resistente perché le pellicole di cui sono composti non sono delle pellicole in vetro, ma sono in materiale plastico, quindi sono molto più resistenti alle cadute, per esempio. Ma hanno alcuni difetti così grandi da essere stati sostituiti completamente dai touchscreen capacitivi, anche se sono più deboli. Adesso vediamo il perché. Vediamo come funziona un touchscreen capacitivo. I touchscreen capacitivi invece sfruttano la capacità dei condensatori. La capacità è quanta carica io posso accumulare su un conduttore. Vediamo nel dettaglio adesso come funziona un touchscreen capacitivo. Noi abbiamo uno strato di vetro. Il vetro del touchscreen capacitivo è rivestito da un lato da un materiale conduttivo, mentre il lato che si rivolge verso l'utente non è rivestito da nulla e quindi è un dielettrico di fatto, cioè è un isolante. Quando però noi entriamo in contatto con il vetro e noi siamo dei buoni conduttori di elettricità, formiamo un condensatore con quel lato che abbiamo rivestito. Perché da un lato c'è il nostro dito, che è un buon conduttore, e dall'altra parte abbiamo rivestito il vetro di un materiale che conduce elettricità, e quindi due buoni conduttori messi ad una certa distanza formano un condensatore. E anche perché ovviamente l'altra parte è messa ad una certa differenza di potenziale. Quindi noi facciamo cambiare la capacità superficiale del vetro. Questa capacità è rilevata da una matrice di condensatori posti al di sotto del vetro. Uno dei benefit che porta utilizzare un touchscreen capacitivo è il fatto che non dobbiamo premere sullo schermo, ma possiamo anche sfiorare lo schermo. Infatti nel caso precedente noi dobbiamo far toccare le due pellicole. Un altro motivo per cui i touchscreen capacitivi hanno del tutto sostituito i touchscreen resistivi è che supportano il multitouch. Infatti i touchscreen resistivi non supportano il multitouch perché dobbiamo mettere in contatto due pellicole. Nel momento in cui diventano un unico circuito è difficile capire dove sono avvenuti i due tocchi e non l'unico tocco. Il problema dei touchscreen capacitivi però è che sono molto deboli, molto fragili, poiché nei touchscreen capacitivi abbiamo l'obbligo di usare il vetro, mentre nei touchscreen resistivi possiamo utilizzare anche un materiale plastico per fare lo schermo.
Uno dei motivi per cui il telefono sente i tocchi della pioggia è perché l'acqua che scende non è acqua distillata, ma è un buon conduttore, e quindi viene rivelato il tocco, perché appunto non serve premere forte, ma basta semplicemente che la capacità cambi sulla superficie del vetro, e quindi anche quando cade un po' di pioggia molto debole viene rivelato il tocco. Uno dei motivi per cui non funziona con le unghie è proprio per questo, è perché le unghie non sono dei buoni conduttori di corrente, e quindi non si crea quel condensatore, e quindi non si crea la capacità che poi viene rilevata dagli altri condensatori. Un'altra cosa che vi voglio far notare: non so quanti di voi hanno mai usato la Apple Pencil. La Apple Pencil funziona con il Bluetooth e non con il tocco. Infatti, fateci caso, se usate la Apple Pencil con un altro dispositivo non viene rivelato il tocco, quindi significa che non è un materiale conduttivo che può cambiare la capacità dello schermo, mentre le penne capacitive sono delle penne che hanno la possibilità di cambiare la capacità superficiale e quindi far rivelare un tocco. Ma adesso diamo il touchscreen di Arduino. Ho caricato un programma che simula una telefonata. Non so se riuscite a vedere. Adesso vi lascio una clip di come funziona questo programma. Ci vediamo tra un secondo. Questo è un touchscreen resistivo, infatti se tocco debolmente non viene rivelato il tocco, e invece devo fare una bella pressione per far rilevare il tocco. Questo era tutto per oggi, fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo, noi ci vediamo nel prossimo video.